porto turistico di Ostia, Ostia Beach. Tra poco, che conoscerete il protagonista? Già non ho visto il film, mi dimentico sempre la solita storia. Qui sono gli imprevisti, non eravamo pronti e dobbiamo già nascere subito, quindi dobbiamo sbrigarci. No. Questo è te? Sì. Guarda, sto appoggiando qua. Ma pure se dì le cuffie perché gli ho messo il coso proprio che si faccia rumore col giubbotto. Abbiamo deciso che da questo turno leveremo il log da tutte le camere, quindi ora stiamo risettando un attimo la camera e partiamo. Vai, davvero? Hai fatto? No. Fammi un poco la camera. Poco a poco, pulisci la lente, fa schifissimo, guarda. Puliscila tu. Già Cristoforo. Tieni forte, tieni forte. Oggi che cos'è, Manuel? 23, 4, 5, 6, 23 gennaio. Manuel. 2023, stiamo iniziando a fare le riprese di Enzo Salvi. Avete già visto qualcosa? Forse sì, forse no, perché non saprò lui come monterà. Tutto questo per dirvi che dobbiamo ringraziare una persona. Sì. Ringraziamola. Come avete visto, oggi non siamo soli. C'è questo buon uomo, questo pirla che ci sta dando una mano. Stavo dicendo, chi cazzo? Sì, baciatevi. Quindi ringraziamo Christian, che è bravo. Ha messo il microfono male. Guardate che spettacolo, ragazzi! Dai, io sto a scoppiare, cioè non siamo abituati a fare questa vita con Manuel. Pieno. Vedi qui dove ti abbiamo portato. Ecco un esemplare di Stefano che sta facendo delle riprese accovacciato accanto a una siepe. Ma accanto alla Parrot Car, mi scusi. La Parrot Car di Enzo Salvi. E tutto questo accovacciato. Dove ora faremo un po' di backup, saranno backup e scarico del materiale, cosa fondamentale durante il girato, perché non vogliamo avere, diciamo che sono paranoico e siamo molto paranoici. Sto fermo? Per niente, passare nulla a carezze. Ciao! Bella? È grosso! Oramai No, ma per qua non mi... Insomma. Aspetta. Tanto c'è da solo, ti fai male a... Fida. Sì, ok, mi fido. Ci tengo attenzione. No. Finché non esce il film. Ok. Ok, vuol dire Leo. Qua adesso stiamo rubando un po' di elettricità a casa di Salvi, di Enzo. Infatti abbiamo messo tutta la roba a caricare e Manuel invece nel frattempo sta facendo... Dovresti girarti. Sì, vai, mi stavo aspettando. Se ti giri prima tu. No, devo fare lo scarico del materiale come sempre e il backup su doppia copia, perché sennò poi sale l'ansia di avere del file non backuppato. E quante non... schede abbiamo fatto finora? Non lo so, tante. È un giorno bello intenso. Che sta per morire la camera. Ci ha chiamato la Rai. Attenzione, è ancora. Cioè, va bene ancora adesso perché la benzina è già uguale. Noi siamo stati precursori. Stefano. Va, 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 va
quando finiamo poi abbiamo tutto il... qua li seguiamo col gimbal, ok Gri? Li seguiamo che vanno al cantiere e andiamo sullo yacht. E là finiamo. Così okay. Sono anche una scena e mezzo, capito? Anche più corposo il lavoro. A livello di... poi sarà super tagliato, però io me lo stavo immaginando così. No, in serie che non mandava. Avevo degli impegni e non ci sono andato, ho convinto mio padre a non mandarmi a scuola. Ripetiamo, perché non sei andato a scuola oggi? Grazie, sì, è giustamente me l'hai detto, Stefanino! Salvi, salvi, ho risata, fa ridere, cipolla. Salvi, cipolla. Cipolla e riso. Non è male. Riso e cipolle. Riso e cipolla. Storia di... Oddio, che questa non è male, sembra più di cucina. Insomma, mo va. E mo va. Questa è bella, riso e... bravo. Mi chiamano il maestro, ci sarà bene, no? Praticamente, se non si fosse capito, stiamo ragionando sul titolo che voi già sapete, beati voi, non stiamo impazzendo. Tocca alla pesca. Alla pesca, con la P di pesca. Ascoltati là dietro, qui, là dietro. Perizie informatiche, dai perizi così. Tu mi dai quello? Fate un po' di racconti, aneddoti, eccetera, che ci facciano. Aneddoti con milioni da andiamo, ragazzi. Dai Stefano, prova. Faccio così un po'. Mi stanno sciogliendo gli occhi. 10 secondi se guardi il sole. Ma non è che sto su un passo. Vai, carabbi. Guardami. Beh, sì, ti abiti di più. Più facile. Quindi, qual è il trucco? Guardare il sole con gli occhi chiusi per 10 secondi. Il trucco è venire a pranzo con me. Pazienza. Simone, hai aumentato. Oddio, sta cambiando tutto qua. Bella cica, no? Ciao. Grande cica. Abbiamo portato il nostro collaboratore oggi. Dico, avete aumentato la... ma che pensi avete fatto? La 7 questa? La 7-4 e su. A 4? Stavamo pensando di passare a 2-7-4. No, dico... è il Virgilio di tutti i racconti della narrativa del mondo. In realtà si è ispirato a lui, raga, perché non sa quant'è. Stai di piano, non mi fa sprecare parole. Oh, stai di piano. Sono quelli veri. Dico, no, ormai c'è confidenza, ma io adesso lo rivedo dopo il match. Io dal match adesso mi sono visto 20 film di Natale. Sì, è vero. Vedi? Quindi vuoi rivederlo come va sempre effetto, capito? Porca miseria. Per farvi capire la malattia mia. Cioè, non è, io ho, vabbè, se vuol dire, no, Amazon Prime per fare, non so fare la marchetta, non mi danno niente. Siamo tutti, c'ho pure io, non è perché. Però c'ho Amazon Prime, Netflix, Sky, c'ho tutto. Però per vedermeli tutti io, non è che non ci stanno tutti, che faccio? Me li compro su YouTube, me li affitto, costano 3,50€, adesso io che psicopatico, me li faccio così. Quello a prescindere, la curiosità. Scusate, non ho salutato nessuno perché ho visto Enzo. Non avevo visto la saluta, saluta. Fammi salutare pure. Tra l'altro sono venuti a vedermi al match, io non do per scontato nulla. Venire da. Ma hai fatto pure il giro? Dall'Aquila. No, non l'ha fatto. Io ho seguito Boldi perché mi ha chiamato Medusa dopo il successo del giorno della Munnezza e mi ha fatto un contatto in scusa con Medusa. Forse è la chiave, no? Della nostra grande amicizia. Vieni qua Bianca, attento, attento che ti non andare dietro che ti tira, eh? Ci racconta un episodio significativo della, che ci descrive la vostra amicizia con Enzo? Siete mi pettino, bravi così. Cioè, belli, belli si vedremo nel specchio, eh? Guarda qua. Buongiorno, mettete dentro, fate vedere. Ah, sì. Non essere egoista, va a pure amico tuo, mettete dentro. Ah, no, mettiti in mezzo. Okay. Una spremuta di sangue! E nel documentario Riso e Cipolla c'è anche... Achico! Oh, come va? Tutto bene? Io sono milanese, però sono lupacchiotto. Ma qua ci va... servirebbe Enzo che dice... Non ho proprio capito che hai detto! Sono lupacchiotto! Ciao Enzo! Non mi devi chiamare papà! Hai capito? Non mi devi chiamare papà! Penultimo giorno di riprese, ci troviamo ancora a Roma. Domani dobbiamo fare giusto l'ultima intervista per concludere la... Ciao Lorenzo! Ciao Lorenzo! Un abbraccio! Non lo possiamo inquadrare lui, non vuole. Aspetta, aspetta.
Guarda chi c'è lì. Aspetta, già che... Ah, il nostro fonico. È vivo. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Caramba, che sorpresa! Devo abbassare l'audio, sennò poi si mi ammazzano. No, questo no, questo è un making off. Questo è un making off. Mi sempre. Era una battuta. Mattia Faroni ieri faceva: ammazza, vi siete portati il collaboratore, state a fare i soldi. Tiè, guarda quanti camion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. C'è pure trucco e parrucco. Ah, Mattia, eh? E per noi è un momento in cui anch'io mi sentivo che viaggio breve. Ciao Tommy. Ultimo giorno a Roma, grazie zio per l'ospitalità. Sto un picco scicchiato giù. Come si chiama? Sì, sto più bello. Anche. In parte anche compositore, devo parlare? Sì, però alza la voce poco. Anche compositore di alcuni brani del documentario che è su Enzo Salvi. Niente, mi raccomando, facciate i bravi. Ciao zio. Ciao. 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 No, già che è fritto. Ciao. 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 Mercoledì 22 febbraio, è passato un mese intensissimo, ragazzi, non potete capire quanto è stato difficile. Questo è stato un lavoro in cui abbiamo veramente fatto pre-produzione, che è iniziata a dicembre, abbiamo fatto post-produzione con tantissime persone che ci hanno dato una mano. Non ci aspettavamo nemmeno noi di realizzare un lavoro così figo, così grande. Ora ci stiamo focalizzando sul nuovo documentario. Comunque, volevo ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano in questo progetto. Avete visto il backstage, non il making of, di Riso e Cipolla. Spero vi sia piaciuto, vi abbia fatto scoprire qualcosa di diverso. Io ho parlato troppo, quindi basta. Grazie, Stefano sta di là e sta impazzendo con i titoli di coda, quindi faccio io. Ciao!